L'Eurobarometro ancora ci dice che in questo paese c'è un 41% di sedentari e guardiamo a tutte quelle persone, cittadini, sportivi o ex diciamo sportivi che come dire hanno abbandonato la pratica. Noi abbiamo bisogno di immaginare in questo paese che è povero di cultura sportiva una opportunità e una pratica per tutti di continuare a muoversi. Amici sportivi della sera dello sport, buongiorno, siamo collegati in diretta con il Parlamento di Firenze, dove c'è da vedere l'inizio del confronto di calcio tra la formazione in maglia gialla e la maglia blu, un calcio del tutto particolare, è il calcio campionato. Sono due, dare una ulteriore possibilità a chi per età anagrafica abbandona questa pratica sportiva e comunque dare un contributo a uno dei problemi che affligge questo paese, vale a dire la sedentarietà. Oggi la dimostrazione pratica di come si possa destrutturare appunto un'attività sportiva a favore di queste persone, di questi utenti. Toscana insomma si sente pronta per lanciare questa nuova sfida, una sfida importante perché mette insieme il movimento, la voglia di stare insieme, la socializzazione, ma anche in modo allegro. Insomma, oggi abbiamo visto questo, che si riesce a divertirsi camminando, giocando a quello che è lo sport e il calcio per eccezione, però in modo diverso, in modo con il sorriso, e questo penso che sia un ulteriore valore aggiunto che riusciamo a mettere a disposizione dei nostri soci. La rincorsa di Eraldo Pecci. Non lascia scampo al portiere avversario. Può sembrare paradossale, no? Fermo restando che qui c'era questo clima di amicizia, di aggregazione e via dicendo. Ma quando si fa la telecronaca si è coinvolti a livello di attenzione e di partecipazione, allo stesso modo sia quando fai la finale di un mondiale che quando racconti, che so io, anche una partita del torneo di Viareggio, oppure come questa, che è una specie di primizia, no? È la prima volta che si tenta questo gioco di calcio camminato in Italia e quindi in qualche modo anche lì è piacevole essere coinvolto. E siccome ormai tutti dicono ci metto la faccia, allora io ce la metto, ma è anche l'età. E anche una certa curiosità, perché io sono d'accordo con te su tutto quello che hai detto, la prevalenza del muscolo, il dinamismo spinto, e quindi ho sempre parlato in termini calcio gastronomici di fast food e slow food. Questo per me è slow food, che più slow non si può, e quindi io aderisco a tutto quello che rallenta. Volontà è di, come dire, far cambiare qualcosa nel senso di strutturare un po' questa nuova disciplina che oggi appunto è stata lanciata, strutturarla in che senso? Dargli continuità. È una disciplina che si può giocare divertendosi, è anche impegnativa, lo dico per avendola provata sotto il profilo fisico, riuscire a creare delle occasioni, piccoli tornei, in strutture non solo al chiuso come adesso, ma anche all'aperto, credo sia un po' una scommessa che vogliamo tentare. Non è mica facile arbitrarli, perché effettivamente devi stare già attento a tutti i falli che sono dal regolamento. In più sta questione del correre ancora, a loro viene spontaneo fare la corsetta per raggiungere la palla, quello è normalissimo, però è divertentissimo perché secondo me diventa ancora più tecnico rispetto al calcetto, calcio 5 normale, perché naturalmente non puoi sfruttare la tua potenza fisica, la tua corsa, ma solo la tecnica. Abbiamo davanti una grande opportunità, abbiamo davvero un oceano, e come è successo in Inghilterra, in cui adesso giocano 500.000 persone, vogliamo puntare in alto. Oggi secondo me abbiamo dimostrato che è davvero una proposta per tutti, ironica, divertente, che fai per il piacere di farlo, e quindi credo che partendo dalla giornata di oggi avremo davanti grandi orizzonti.